Cari amici, buongiorno, sono sempre io il vostro pasticcere Mauro Cominoli. Oggi iniziamo una nuova ricetta, la bavarese allo yogurt con salsa di fragole, perché potremmo farla anche con i frutti di bosco, ma non avendoli utilizziamo le fragole che abbiamo lavorato nell'altra ricetta. Iniziamo ad elencare gli ingredienti. Allora, 350 g di latte intero, 200 g di zucchero semolato, 250 g di yogurt bianco, 50 g di zucchero a velo, 250 g di panna fresca e 2 fogli di gelatina che equivalgono a 9 g. La prima cosa da fare è mettere a mollo la gelatina, come abbiamo fatto noi in anticipo. L'abbiamo messa a mollo, come potete notare. Ora cosa facciamo? Iniziamo a mettere il latte sul fuoco, quindi iniziamo a scaldare il nostro latte, lo versiamo nella nostra casseruola e lo mettiamo sul fuoco. Scaldare. Nel frattempo che inizia a scaldarsi il latte, cosa facciamo? Valutiamo la nostra gelatina che abbiamo messo dentro, la lasciamo dentro ancora un attimo, dopodiché la scoliamo, la strizziamo bene e la mettiamo assieme al nostro latte. La facciamo sciogliere bene all'interno del nostro latte. Mescolare utilizzeremo questa frutta. Nel frattempo cosa facciamo? Prendiamo la nostra panna e la monteremo a neve nella nostra planetaria. Mettiamo la nostra panna. Iniziamo a montare la nostra panna. Versiamo bene la nostra gelatina. E la mettiamo dentro nel nostro latte, iniziando a mescolare con la nostra frutta, fino a quando non è completamente assorbita e sciolta dentro nel nostro latte. Mi raccomando, non fate bollire il latte, lo portate a sobbollire, perché se bolle rischiamo che il nostro composto non venga come deve. Rimane perfettamente attaccata al nostro gancio. Come potete notare, la nostra panna è bella montata. Ora prendiamo una spatola. Così per dopo la potremo unire al nostro composto di latte. Adesso cosa facciamo? Uniamo lo yogurt, lo zucchero a velo e la panna montata a neve dentro nel nostro composto. Mettiamo dentro anche l'altro. Il nostro zucchero semolato. Il nostro zucchero a velo.
E ci mettiamo anche la panna. Un attimo il nostro composto che si trova all'interno del nostro secchio della planetaria. Lo mischiamo bene. Dopo andremo a metterlo nei nostri stampi. Come potete vedere, abbiamo qua questi due stampi per budino, andremo a versare il nostro composto nei nostri due stampi. Perfetto, cosa facciamo? Iniziamo a versarlo. Ok, adesso lasciamo raffreddare il nostro composto, lo lasciamo raffreddare per almeno un paio d'ore. Dopo cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a preparare la fase della frutta, soltanto che io ce l'avevo già preparata, comunque ora vi spiego come l'ho preparata. Per fare questo composto bisogna utilizzare lo zucchero semolato e della frutta di bosco. Io ho utilizzato le fragole perché avevo le fragole. Unite praticamente le fragole e lo zucchero dentro in un pentolino, le passate al mixer e fate praticamente una salsa, dopodiché la prendete, la mettete sul fuoco e la portate a sobbollire per un paio di minuti. Dopodiché la lasciate raffreddare, la nostra salsa è pronta. Ora cosa faremo? Lasceremo raffreddare il composto che abbiamo messo all'interno dei nostri stampi per budino. Quando sarà raffreddato e solidificato, lo leveremo dalla forma, lo metteremo in un piatto da portata e lo guarniremo con la nostra salsa alle fragole. Ora il video è finito, cari amici. Non preoccupatevi per gli ingredienti e la descrizione della lavorazione, ve la lascio tutto in descrizione. Se vi è piaciuto il video mettete un pollice all'insù e iscrivetevi al canale e cari amici a presto e ciao!